Siamo live e stasera siamo in due, siamo io e Lella che vi salutiamo. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, siamo in diretta e siamo in concorrenza con la nazionale di calcio italiana, quindi vedo che ci sono già però un po' di persone qua che ci seguono e di questo mi fa molto piacere perché avevamo avuto, aspetta, facciamo vedere Alessandro che diceva che sfidiamo la nazionale, sì, la sfidiamo nel senso che cerchiamo attraverso I fossili contro il calcio. i mammut I contro, diciamo, mammut. i calciatori. Questa è una cosa sicuramente interessante. E, dunque, allora, fra qualche minuto ci colleghiamo col super ospite che abbiamo questa sera e devo dirvi, adesso io faccio una piccola premessa, poi magari lo puoi anche presentare tu questa sera a Lella perché lo conosci sicuramente benissimo. Però io voglio fare una piccola premessa, nel senso che la puntata di questa sera sarà, secondo me, molto sorprendente. Perché le cose che vi racconterà Davide sono, a mio giudizio, assolutamente, forse per chi non è, diciamo, per molte persone, un po' inattese. Scoprirete che ci sono alcuni animali del passato, quei cosiddetti dinosauri, o comunque animali del passato, che erano presenti in pianura padana e che oggi ovviamente non ci sono più. Ma lo scopriremo fra poco. Anzi, Lella, visto che lo conosci benissimo da più tempo rispetto a me. Io ho visto una sua presentazione a Mantova Scienze l'anno scorso, sono rimasto veramente folgorato perché è bravissimo a livello divulgativo, che non è una cosa scontata, a livello scientifico è molto No. bravo. Non era... Lascio a te la parola un attimo, presentalo pure. Ma per chi magari è collegato che non è cremonese o mantovano, che molti appassionati di ambiente e di natura lo conoscono, perché Davide Persico è sindaco adesso da parecchi anni di un piccolo comune, Riva al Po, che è San Daniele Po, e anche però un docente dell'Università di Parma. Ma ancora di più è una grande appassionata del fiume e delle storie del fiume. Con un gruppo di amici, ormai parecchi anni fa, ha fondato una piccola chicca del territorio nazionale, ma non solo, che è il Museo Paleoantropologico del Po, dove raccoglie proprio tutti i reperti raccolti sul fiume da appassionati, ma anche da lui, che è un grande appassionato del fiume, per cui esce spessissimo sulle spiagge rivierasche sia della Lombardia che dell'Emilia-Romagna alla ricerca di reperti che raccontano la storia proprio del fiume. Da molti anni, tra l'altro, ha organizzato le giornate dedicate a Darwin in febbraio. In modo anche molto, molto diverso dalle solite. Quindi prima di tutto, secondo me, Davide è un grandissimo appassionato del fiume, del territorio, della storia del territorio, che va proprio a scovare in tutte le sfaccettature scientifiche in modo particolare. Quindi l'attenzione sia scientifica, però che anche umanistica di racconto, ed è un gran comunicatore, perché sa raccontare anche concetti non facili in modo molto semplice e molto empatico, quindi che arrivano subito, perché chi ha passione riesce sempre a trasmettere meglio le cose che sa, e di passione ne mette veramente tanta. Ecco, Concordo assolutamente con te perché, come dicevo, l'anno scorso ho seguito una sua diretta online per Mantova Scienze e sono rimasto davvero molto contento perché ha raccontato cose interessantissime. Che tra l'altro ne stavamo parlando 5 minuti fa proprio con lui, perché adesso ci sta aspettando, abbiamo ancora un paio di minuti, poi ci colleghiamo. E, diciamo che uno degli aspetti più interessanti è proprio il fatto che riesca a spiegare delle cose, magari anche tecnicamente non semplicissime, in modo veramente molto, come hai detto tu, arriva subito al pubblico. E questa cosa penso che si percepirà anche stasera, assolutamente. Ah, Volevo senz'altro. rubare un attimo 2 minuti proprio prima di iniziare per far vedere un attimo le presentazioni che abbiamo programmato, perché questa è la prima di 6 presentazioni, per cui magari per un paio di minuti ci dedichiamo proprio a far vedere questa cosa. Aspettate che collego l'immagine, che così siamo a posto, anche per dopo, perché ovviamente abbiamo anche delle immagini da farvi vedere. Voglio ricordare che siamo collegati sul canale YouTube del Parco dell'Oglio. Voglio ricordare che è molto importante mettere un like ai video, molto importante iscriversi al canale YouTube, così come dovreste farlo anche per la pagina Facebook di Notebook, perché siamo in diretta sia su Facebook che su YouTube. Altra cosa importante è il premio letterario. Allora, Green Book sta andando avanti, abbiamo ricevuto già un po' di libri, abbiamo ricevuto alcuni articoli.
latitano un pochino i racconti, per cui i racconti in realtà li potete scrivere, nel senso che probabilmente qualcuno ci sta già lavorando. Mi aspetto che arrivino anche tanti racconti, quindi è sicuramente una cosa non così complicata come immaginate. Sono solo 5.000 battute, uno potrebbe dire chissà quante sono una paginetta e mezza in pratica, quindi non ci vuole tantissimo tempo. Andate a scaricare il bando del premio letterario sul sito greenbookpremioletterario.it. Queste sono le dirette che avremo le prossime fino al 18, ricordiamo, fino al 18 di dicembre avete tempo, fino al 18 di dicembre. Quindi avete c'è un mese. Sì, è vero, brava, bravissima Lella. Abbiamo tempo fino al 18 di dicembre per poter scrivere un racconto oppure per poter partecipare con dei lavori, anche se siete blogger, eccetera, lo potete fare. Queste sono le 6 serate che abbiamo programmato, quindi penso che saranno molto interessanti. Abbiamo dei super ospiti come stasera, appunto, al professor Davide Persico dell'Università di Parma, qui adesso poi andremo a fare conoscenza. Avremo settimana prossima una puntata dedicata alle favole ecologiche con Valentina Pirella, poi ne parleremo proprio alla fine. E poi avremo un super, super, super ospite che è Giuseppe Festa lunedì 29 novembre. Avremo Marco Colombo, che ormai è un super, diciamo, affezionato al canale YouTube del Parco dell'Oglio Sud, e parleremo di divulgazione con lui. Mentre poi il venerdì 10 dicembre avremo Francesca Buoninconti, che è una conduttrice RAI, una biologa, una bravissima divulgatrice, e parleremo del linguaggio degli animali. Quindi secondo me lei ha fatto un bellissimo libro che è Senti chi parla, e penso che sarà sicuramente affascinante ascoltarla. L'ultima puntata invece me la sono un po' ritagliata, e insieme ad Enrica, che è una mia compagna di avventura, diciamo, in un nuovo progetto, parleremo di meditazione e di scrittura nel bosco. Ora direi che ci possiamo dedicare subito alla puntata di questa sera, per cui possiamo direi introdurre l'ospite che abbiamo questa sera. Quindi, come abbiamo già avuto modo di presentare, ecco voi Davide Persico. Ciao Davide, benvenuto. Buonasera. Ciao. Buonasera, grazie per l'invito, grazie per essere qui. No, grazie a te che l'hai accettato, e come dicevamo inizialmente stiamo sfidando la partita della nazionale, quindi non è facile, ma vedendo i numeri che, insomma, delle persone che sono collegate, che sono tanti, sono diverse decine, sono molto contento personalmente, e penso che sia comunque una bella gratificazione, visto che comunque stasera non è facilissimo avere tanto pubblico, quindi bravissimo, bravissimo Davide, perché sarà molto interessante. Io direi che a questo punto possiamo iniziare. Innanzitutto parlando. Io, allora, scusami Marco, io intanto vi saluto e vi guardo dai social. Io sparisco. Va bene, va bene, va bene. Io ti tengo qua dopo. Sì, ok. Ciao Lella, allora. Dunque, allora, Davide, siamo io e te a questo punto. Innanzitutto voglio ricordare ai nostri, diciamo, ascoltatori, i nostri follower di questa sera, che stasera faremo una chiacchierata io e te insieme, parlando dei fossili che si possono trovare lungo le sponde del fiume Po, perché tu vivi in quella zona. Io a questo proposito adesso poi ho messo un paio di immagini che forse sono rappresentative di quella zona, che è la zona, diciamo, quella fascia fluviale che tu abitualmente, diciamo, vai a monitorare, quindi la zona dove si riesce a, diciamo, a produrre una, diciamo, delle eccellenze gastronomiche italiane, che è il culatello di Zibello. Ricordo ad esempio film importanti come quelli di Don Peppone, la zona, diciamo, di Brescello, quindi forse leggermente spostata rispetto alla tua zona, e addirittura un pittore famosissimo che sta tornando molto in auge anche grazie al film che è stato recentemente girato, che è Ligabue. Tu sei il protagonista di questa serata, ma sei anche un protagonista a tutto campo, nel senso che sei un paleontologo, un ricercatore dell'Università di Parma, sei sindaco di San Daniele Po. E a San Daniele Po c'è questa struttura, ovvero il Museo Paleontropologico del Po. Vuoi parlarci un po' di questo museo inizialmente, che è una tua... Sì, è una piccola realtà, ma che oggi... Sì? Mi senti? Oddio, abbiamo perso Davide. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Dunque, vedo che Davide ha un problemino.
Provo a rimetterlo dentro un attimo, scusateci per questo piccolo inconveniente tecnico. Davide, se mi senti, conviene che esci e rientri un'altra volta, perché probabilmente sei bloccato. Vediamo. Scusateci per questo. È il bello della diretta, diciamo così. Vediamo se adesso provo a mandare un messaggio a Davide. Vediamo se riusciamo a recuperare questa cosa. Ok, eccoci qua. Scusa Davide, ma sei rimasto bloccato praticamente per 2 o 3 minuti. Per cui io ero rimasto Un problema di invece con connessione. il museo. Spero che non si ripeta. No, vi dicevo, appunto, il museo è una piccola realtà della provincia di Cremona, che però attualmente ospita la più grande collezione paleontologica di fossili del Po, del nostro paese, d'Italia. Si trova a San Daniele Po ed è stato fondato da me, da un altro mio carissimo amico che oggi lavora in ENI, è un geologo e lavora in ENI a San Donato, appunto. E l'abbiamo fondato perché abbiamo fatto un anno dopo la laurea, ci siamo trovati disoccupati per un anno e ci siamo impegnati a studiare la paleontologia, a raccogliere reperti. Questi sono diventati talmente tanti ad un certo punto che abbiamo chiesto al comune la possibilità di esporli e farli vedere ai cittadini e il comune ci ha concesso un... Mi senti, Marco? Sì, perfetto, tutto perfetto, vai tranquillo. E mi dicevo appunto che il comune ci ha concesso delle aule che gradualmente nel corso degli anni abbiamo riempito e siamo arrivati fino al 2004 quando abbiamo ricevuto il riconoscimento regionale da Regione Lombardia. Allora il museo si chiamava Museo Naturalistico Paleontologico di San Daniele Po. Poi è successo nel 2008 che abbiamo trovato un fossile di Neanderthal, l'unico fossile di Homo neanderthalensis ritrovato in pianura padana, di cui qui ho una copia. Wow, adesso poi ce lo fai vedere. Ah, ok. Vedere meglio. Da quel momento lì il museo ha subito una svolta, è diventato Museo Paleoantropologico del Po, quindi dedicato prevalentemente all'evoluzione umana e all'evoluzione faunistica e climatica appunto della nostra pianura. Un contesto che non era mai stato trattato in generale in maniera specifica da un museo nel nostro territorio e così abbiamo voluto riempire questa nicchia ecologica, diciamo, o museologica, se così possiamo definirla, con un qualcosa di totalmente nuovo, dedicato specificatamente a quella che è stata l'evoluzione climatica della nostra pianura padana. In pochi conoscono la storia del nostro territorio, in pochi che vivono nel nostro territorio conoscono questa realtà paleontologica, cioè la possibilità di trovare dei fossili in fiume. E il fatto che il museo abbia cominciato a educare e insegnare alla gente appunto dove raccogliere, come raccoglierli e come tutelare questi reperti, ha fatto sì che la gente migliorasse, diciamo, culturalmente da questo punto di vista, ma il museo incrementasse vistosamente la sua collezione. Così siamo passati da pochi reperti, poche centinaia di reperti nel 1998-2000, fino a oltre 1.000-1.500 reperti attualmente oggi, con l'aggiunta di 5 o 6 specie assolutamente nuove, ritrovate per la prima volta nella nostra pianura, cosa che prima non si sapeva. E Infatti questo adesso dimostra poi come... entreremo nel dettaglio perché io ho visto il tuo libro, non l'ho letto ancora tutto, ma l'ho letto attentamente in alcune parti, a parte che è bellissimo, adesso facciamo vedere questo libro che hai fatto, i fossili delle evoluzioni, poi spiegheremo come si può reperire, nel senso che lo possono anche richiedere direttamente a te, se ho capito bene, oppure lo possono trovare in varie librerie nella provincia di Parma, di Cremona e di Mantova, Esatto. eccetera. Comunque, se non riuscite a trovarlo, perché ovviamente l'editore, editore del Miglio, giusto? Se non ricordo male. L'editore del Miglio è di Persico Dosimo, è un piccolo ma grande editore, come lo definisco io. Abbiamo una distribuzione limitata in alcune librerie e anche con vendita diretta, per cui se per caso non riuscite, gli ascoltatori non riescono a trovarlo, basta che mi mandino un'email e glielo invio direttamente, insomma, glielo Ok, inviamo. perfetto. Allora, nel tuo libro io ho trovato proprio all'inizio un qualcosa che forse spiega un po' tutto il tuo percorso anche di ricerca che poi ti ha portato, diciamo, fisicamente magari ad arrivare anche a realizzare il museo di cui abbiamo appena parlato. Questa frase di Lucrezio che tu hai messo, io la trovo eccezionale perché secondo me si sposa perfettamente col tuo lavoro. Cioè, questa frase dice: il tempo
per sé non esiste, ma sono le cose stesse a far nascere il senso del tempo. Quindi effettivamente quello che tu trovi, cioè sul territorio, ci dà una dimensione temporale molto profonda. Noi siamo abituati a vedere, magari anche adesso con i cambiamenti climatici, si parla di cambiamenti degli ultimi 20, 30, 40 anni, ma tu hai l'occhio lungo, diciamo, nel senso che sei abituato ad avere proiezioni molto lunghe. Gli animali, i fossili di cui adesso parleremo fra poco, a quando risalgono? Beh, i fossili del Po risalgono ad un massimo di 180.000 anni circa, quindi dal punto di vista geologico e paleontologico sono dei fossili assolutamente recenti e molto giovani. In genere la paleontologia tratta fossili che hanno oltre i 2, 3, 4, 5 milioni di anni, fino ad arrivare anche a 200 o 250 milioni, cioè. Per cui diciamo che sono, potremmo chiamarli anche subfossili questi che troviamo nel Po. Sta di fatto che sono comunque una fetta imponente, diciamo, di quella che è la storia climatica ed evoluzionistica della nostra pianura, per cui sono molto utili per ricostruire gli ultimi 200 milioni di anni di evoluzione della nostra pianura e valutare anche quello che è stato un po' l'impatto antropico da quando l'uomo appunto si è insediato, come ha modificato la pianura e quali contraccolpi hanno subito appunto le faune a seguito dell'ingresso dell'uomo e della trasformazione delle sue terre, insomma. Certo. Perché ovviamente anche il territorio era completamente diverso. A questo il territorio era completamente differente. Io ci ho messo un po', di solito quando scrivo un libro l'incipit mi viene naturale, lo trovo sempre al volo. In questo caso ci ho pensato molto per trovare questa frase, mi sono letto molti libri, molti autori. E poi, prendendo in mano il Derrero Natura, appunto, di Lucrezio, mi sono trovato questa frase e ho detto questa qui calza a pennello. Perché in pratica il lavoro che ho fatto io in questo libro non è altro che rievocare dei reperti, dei fossili che non fanno altro che dare l'idea di quello che è stato un tempo passato. Quindi di imporre una sorta di cronologia e di sequenza di cambiamenti climatici e ambientali della nostra pianura. Per cui l'ho trovata proprio perfetta, diciamo, per iniziare questo volume, che vuole essere un po' un manualetto, un manuale di una sorta di introduzione alla citizen science. In pratica l'idea era quella di dare gli strumenti ai cittadini per comprendere come e dove trovare i fossili, affinché questi poi dopo ritornino a portarli, a consegnarli in museo, permettendo al museo di arricchirsi dal punto di vista scientifico e collezionistico e permettendo ai cittadini appunto di arricchirsi in maniera culturale. Quindi una sorta di feedback positivo che parte dal basso, quindi dal cittadino proprio. Ed è una politica un po' che abbiamo utilizzato fin da quando siamo iniziati come museo e che sta funzionando straordinariamente bene, perché c'è un seguito di persone veramente vasto che seguono le vicissitudini scientifiche e anche del nostro museo e museologiche appunto del nostro ente, ma soprattutto si sono addentrati nella ricerca e si stanno appassionando, consapevoli che poi dopo la ricerca scientifica viene fatta con una certa specializzazione. Io mi riferisco alla ricerca proprio dei reperti sul campo, o meglio sul fiume, come avviene in questo caso. Molti si stanno appassionando e con risultati straordinari, perché se effettivamente abbiamo trovato 5, 6, 7 specie nuove negli ultimi 10 anni è solo grazie a questi cittadini che si sono imbattuti in reperti e non li hanno trascurati, ma li hanno raccolti perché gli abbiamo insegnato che cos'erano e come fare per raccoglierli. Quindi è, diciamo che è un mutualismo, una simbiosi quella che abbiamo tra museo, cittadini e fiume, ed è, secondo me, è il massimo che un ente museale possa fare, quello di interagire in questa maniera con dei cittadini e i cittadini fruire del museo, ma anche rifornirlo di reperti, insomma, molto bello. Anche perché una cosa molto importante che mi aveva colpito anche appunto nella presentazione che avevo ascoltato lo scorso anno era proprio questo coinvolgimento delle persone. Io a questo proposito, infatti, proprio a livello sequenziale avevo messo due o tre immagini che avevo trovato su internet di persone o di diciamo di ricercatori che cercavano i fossili in giro per il mondo. Poi proprio per fare un tuffo nel nostro territorio, nel tuo territorio, diciamo, di ricerca, questa più o meno è la zona. Io adesso avevo fatto una ricerca con il paese di Don Peppone proprio per riuscire, diciamo, a inquadrare poi magari anche geograficamente la zona. Tu praticamente hai inserito
il museo di San Daniele Po, che va, diciamo, più o meno tra l'ultimo tratto piacentino del fiume Po fino, se ho capito bene, al tratto parmigiano. Fino a Casalmaggiore. Sì, sì, da Cremona a Casalmaggiore. Diciamo che San Daniele Po è proprio a metà. Quindi il tratto che prendiamo in considerazione generalmente è di circa 35-40 km di fiume. Okay. In linea d'aria sono molti meno, però il fiume fa molti meandri, quindi prendiamo in considerazione questo tratto di fiume, che è uno dei più produttivi dal punto di vista paleontologico, perché evidentemente si sono create delle condizioni geomorfologiche e ambientali idonee perché il fiume vada a estrarre questi fossili dai sedimenti sottostanti, trasportandoli sulle spiagge. Per cui passeggiando su queste spiagge, raggiungendo queste spiagge, passeggiandovi sopra, è possibile in maniera abbastanza semplice imbattersi in questi reperti. E poi vi sono tutte delle modalità di raccolta, di segnalazione, di consegna, che sono tutte indicate in questo libro. Perché... Come? No, dicevo, ne possiamo proprio parlare, perché io anche con le tue immagini ho preparato, certo, diciamo, un po' di domande, diciamo, sostanzialmente da porti. Il fiume Po, diciamo, lo sappiamo tutti, è un fiume che ha una grandissima portata idrica. Avendo vissuto sia a Piacenza sia nella provincia di Parma, siamo in una zona in cui l'acqua, diciamo, è abbastanza abbondante per buona parte dell'anno, anche se poi negli ultimi anni abbiamo avuto periodi di siccità. Io adesso vivo a Torino, il Po lo vedo quasi come un piccolo fiumiciattolo confronto a quello che poi si può ritrovare, ad esempio, lungo le, diciamo, gli argini del Piacentino, del Parmigiano, del Cremonese, appunto. E prendendo appunto spunto da quello che hai scritto nel libro, io qui ho messo alcuni elementi tratti proprio dal tuo libro, alcuni testi, e ci sono degli aspetti molto interessanti, perché ad esempio tu parli nei ritrovamenti della parola, usi la parola meandro, e a questo proposito mi hai mandato anche un'immagine con, diciamo, una sorta di spiegazione di cos'è un meandro. Se vuoi spiegarlo al pubblico, visto che mi pare di sapere. Sì, questa è una pagina appunto descrittiva del libro, una pagina schematica appunto del libro, in cui dopo fa seguito tutta una descrizione e si parla appunto del meandro. Il meandro in pratica è una doppia curva, quindi una S del percorso fluviale, e il fiume Po percorre la pianura a meandri, perché appunto la pianura è poco inclinata, ha una pendenza inferiore al 2 per mille, per cui il fiume dismette, diciamo, di essere un torrente, e quando scende a valle comincia a scorrere come un serpente sulla nostra pianura. Ora, al netto dei cambiamenti antropici che ha subito il Po, nel senso che è stato incanalato per certi tratti, se fosse completamente naturale avrebbe un andamento meandriforme ancora più accentuato di quanto non lo sia oggi. Perché sono importanti i meandri? Perché quando il fiume effettua una curva di questo tipo, la corrente interagisce sulle due sponde in maniera molto differente. La sponda all'interno del meandro si chiama sponda in accumulo, dove cioè tutto il materiale sedimentario che viene eroso a monte viene accumulato appunto all'interno del meandro successivo, quindi a formare una spiaggia. Sulla sponda invece opposta, la sponda si chiama in erosione, e il fiume appunto interviene scavando e togliendo sedimento che andrà a depositare nel meandro successivo. Ecco, quindi l'azione sedimentare importante del Po è proprio questa, quindi erosione, trasporto e sedimentazione. Trasporta, erode, trasporta e sedimenta appunto i materiali sedimentari che si trovano nella nostra pianura, che sono la ghiaia, la sabbia, l'argilla, il limo e così via. Ma con questi anche i reperti che sono immersi in questi strati. E questi reperti sono appunto ossa di mammiferi del periodo quaternario. Prima all'inizio accennavi i dinosauri che hanno vissuto nella nostra pianura. No, non è proprio così, nel senso che la nostra pianura ha avuto origine intorno al milione di anni fa circa. Prima di allora era un mare, quindi prima di, diciamo, dei fossili, delle alluvioni del Po, troviamo dei residui di organismi marini, quindi conchiglie, ma sulle colline di Salsomaggiore, Castell'Arquato, dell'Astigiano anche, troviamo dei resti di balene, di cetacei, tursiopi, stenelle, denti di squalo, quindi fossili marini che sono i resti degli antichi abitatori del Golfo Padano, che arrivava fino a Asti, Cuneo, Torino e così via. E quindi il mare Adriatico si spingeva fino all'interno appunto della nostra pianura, ai piedi delle Alpi e degli Appennini in pratica.
Poi con il ritiro del mare a seguito di periodi glaciali, pensate che la foce del Po è migrata a sud fino a sfociare in prossimità di Ancona, quindi a metà del mare Adriatico. Quindi la pianura padana, diciamo, partiva da metà dell'Adriatico e arrivava fino a dove arriva attualmente, cioè ai piedi delle Alpi essenzialmente. Quindi era una pianura vastissima. Ecco, questa estensione è cambiata nel corso delle centinaia di migliaia di anni, grazie agli eventi glaciali e agli eventi interglaciali, cioè di formazione e di scioglimento del ghiaccio ai poli. Perché formandosi il ghiaccio al polo nord e al polo sud, in pratica succede che vi è meno l'acqua che sta sul globo, quindi si abbassa globalmente il livello marino, esponendo nuove terre. Quando invece i ghiacci si sciolgono, il livello marino aumenta e quindi le terre, diciamo, più costiere ritornano sotto il livello del mare e quindi scompaiono. E questo è un po' quello che è successo alla nostra pianura. Prima si è scoperta completamente quando si sono ritirate le acque. In quel momento dalle Alpi e dagli Appennini hanno cominciato a discendere gli affluenti, trasportando materiale erosivo proveniente dalle catene montuose, quindi formando lo scheletro, il basamento di quella che è la nostra pianura padana. E successivamente, piena dopo piena, stagione dopo stagione, il Po ha impacchettato strati di sabbia, limo, ghiaia e argilla fino a formare una coltre di sedimenti molto potente, si dice geologicamente parlando, quindi molto spessa, sulla quale noi oggi viviamo. Qua dalle mie parti, in particolare Rocca Bianca, negli anni 80 venne fatto un pozzo per la ricerca del gas metano e dai sondaggi fatti dall'ENI appunto è risultato che il sedimento marino si trova ad una profondità sotto i nostri piedi di circa 2 chilometri. Quindi immaginate 2 chilometri di sedimenti trasportati dal Po e dai suoi affluenti che si sono impacchettati sopra ai sedimenti marini. E all'interno di questi strati vi sono i resti degli animali che hanno vissuto nei periodi in cui ognuno di quegli strati era un paleosuolo, cioè era il suolo come quello che abitiamo noi oggi in pratica. Succedeva che il fiume era molto diverso rispetto a come lo conosciamo oggi, non era costretto tra due argini artificiali, quindi era molto ampio. Immaginate sempre un canale principale, però una palude estesissima anche per 10 o 15 chilometri in diversi tratti del fiume e quindi una palude lenta che pian piano si spostava verso il mare, defluiva gradualmente verso il mare, con cicli di piena, cicli di siccità chiaramente, consentendo agli animali che vivevano nella nostra pianura di entrare in questa area fangosa e pericolosa, ricca anche di quelle che vengono definite sabbie mobili, in realtà è pantano, diciamo, è limo, fluviale, rimanendo intrappolati e rimanendo poi, morendo appunto all'interno di queste zone, rimanendo poi sepolti. E da lì iniziano tutti i processi che possono portare alla fossilizzazione, trasformando questi... Nel tuo libro ho trovato questo tipo di definizioni, cioè la fossilizzazione è la tafonomia. Sì. La tafonomia sono tutti i processi che avvengono dalla morte fino all'inizio della fossilizzazione, diciamo, delle ossa. Quindi tutti quei processi che possono essere definiti come la decomposizione, la disarticolazione delle ossa e così via. Da quel momento in poi, quando inizia la fossilizzazione vera e propria, il fossile passa dalla biosfera alla litosfera, cioè diventa un materiale inorganico, anche se di origine organica originariamente, appunto. Da lì in poi è un fossile e da lì in poi può essere preso in carico dal fiume se il fiume erode gli strati. Prendendolo in carico lo trasporta sulle spiagge dove vi è una corrente sufficiente per trasportarlo e passeggiando sulle spiagge si può ritrovare, insomma. Un po' come questo tipo di ritrovamento da questo punto di vista. Sì, questo qua è il crano di un cavallo, mi ricordo bene, questa è la spiaggia di Polisne Parmense, è un ritrovamento fatto nel 2006-2007, attualmente è esposto in museo questo fossile e non c'è bisogno di scavare, cioè a differenza dei fossili che hai mostrato in una diapositiva prima, in cui si vedono bene gli strati di sedimento e di roccia e l'escavazione per l'estrazione del fossile, in questo caso non avviene così.
In questo caso i resti, cioè i fossili delle alluvioni, per alluvioni si intende sia gli eventi alluvionali del Po, sia i sedimenti originati grazie a questi eventi, vengono definiti appunto alluvioni, cioè o sedimenti alluvionali in pratica. Certo. Ecco, non avviene come nei casi che hai mostrato tu, bensì solo con il trasporto fluviale, cioè il fiume erode questi reperti e li trasporta sulle spiagge. Quindi noi non troviamo mai questi fossili in posizione stratigrafica e non riusciamo per questi fossili. L'unico modo per sapere l'età di questi reperti è fare una datazione radiometrica, che se sono abbastanza recenti, se hanno meno di 45.000 anni, possono essere datati con il carbonio 14. Se hanno un'età superiore, bisogna utilizzare altri strumenti radiometrici che adesso non vi sto a raccontare, però sono simili a radiocarbonio, ma con degli elementi radioattivi differenti, insomma. Si dice appunto che i fossili del Po siano allottoni, cioè sono sempre ritrovati in un posto che è diverso dal luogo dove si sono formati, dove sono fossilizzati questi resti. Ed è molto difficile individuare quelli che sono gli strati originari. Per farlo, nell'ultimo anno, negli ultimi 6 mesi, con una mia studentessa, le ho dato una tesi di laurea appunto che studiasse tutta la collezione dei fossili del Po, analizzando le provenienze e i ritrovamenti sulle spiagge, cercando di determinare una logica nell'ambito della distribuzione sia dei fossili, della loro forma e delle loro dimensioni, chiaramente, sia delle specie. E in questa maniera siamo riusciti a identificare con dei metodi statistici, appunto, che i fossili più grandi e meglio conservati sono quelli che si ritrovano in prossimità dei siti di giacitura primaria, cioè che hanno subito un breve trasporto da parte del fiume. E in questa maniera abbiamo individuato 2 potenziali siti di giacitura primaria nel Po, nel tratto tra Cremona e Casalmaggiore, uno che è in prossimità di Cremona, leggermente a monte della città di Cremona, nella zona di Isola Serafini, Spinadesco, dove appunto si forma l'isola a Monticelli d'Ongina in pratica, la quindi tra qua. Il Cremonese e il Piacentino. Sì, esattamente, quella zona lì, dove sfocia il fiume Adda, quindi a monte di quel grande meandro che stavo indicando col cursore, sfocia il fiume Adda, a monte di quel meandro vi è la centrale idroelettrica di Isola Serafini e vi sono delle condizioni morfologiche, ma anche antropiche, che consentono di incrementare la corrente dell'acqua, l'energia delle acque ogni qualvolta ci sia una piena. Per cui cosa succede? Che in quei punti il fiume scava molto di più che in altre zone, andando a maggiori profondità. E il fatto che tutti i fossili di grandi dimensioni, parlo di roba anche di 60 kg, abbiamo un femore di elefante che è stato trovato in quella zona ed è 1,40 m circa, forse 1,60 m, e pesa circa 60 kg, è stato trovato integro in quella zona. Il cranio di rinoceronte che hai mostrato prima è sempre stato trovato in quella zona ed è perfettamente conservato. Ciò significa che probabilmente, oltre alla morfologia del fiume, gli strati che contengono i fossili sono anche molto affioranti. Di conseguenza i fossili vengono presi in carico e poi depositati nella spiaggia immediatamente successiva. Quindi lì nei dintorni, in genere, abbiamo trovato i fossili di maggiori dimensioni. E poi vi è un'altra area invece che è in prossimità di San Daniele, tra Zibello, adesso si chiama Polesine Zibello, e San Daniele Po. In questo tratto intermedio c'è un'anomalia di abbondanza, diciamo, di reperti di bisonte, crani molto grandi e delle ossa lunghe molto, molto grandi, consistenti e pesanti. E questo identifica la zona come un'area in cui vi sono dei giacimenti, certamente, che non abbiamo ancora individuato dove, ma ci sono sotto il fiume, dove vi sono molti resti di questi animali. Quindi fanno presumere, diciamo, enormi mandri di questi bisonti che scorazzavano nella pianura in queste zone e che spesso venivano travolti dalle piene e magari finivano morti nella golena del fiume e poi depositati in depositi limosi e sabbiosi e successivamente rimaneggiati, quindi ritrovati da noi. Ecco, facendo queste statistiche su tutto il tratto del fiume, quindi mettendo in fila tutte le spiagge, le specie ritrovate, il numero di esemplari, le dimensioni per ciascun esemplare fossile, siamo riusciti a individuare queste 2 zone. Poi ce ne sono altre inferiori, diciamo, molto interessanti, però tutto il tratto di fiume è interessato da depositi paleontologici.
La cosa straordinaria che mi premeva analizzare un po' di tempo fa era: ma sarà così solo in questo tratto oppure in tutto il tratto del Po fino al mare? Così, con infatti, questa era una delle domande che aveva fatto anche Isabella, se era possibile fare probabilmente dei, perché lei vive nella zona del delta del Po, quindi saluto Isabella, e forse si chiedeva se c'era questo tipo di possibilità. Ecco, stavo rispondendo appunto a questa domanda. No, purtroppo non è possibile, però mi spiego meglio. Non che non ci siano i fossili, ma il fiume non riesce a prenderli in carico. Mi spiego un pochino meglio. In pratica, in primavera, in maggio, con un amico che è Cristian Soldati, che è presidente della nautica qua di San Daniele Po, appunto, abbiamo intrapreso questo viaggio che andava da Isola Pescaroli fino al mare. Ho colto l'occasione appunto per questo viaggio in barca per campionare sedimenti di sabbia di tutte le spiagge, da qui fino a Po di Goro, e successivamente da Isola Pescaroli fino a Cremona. Quindi ho tutti i campioni qua su un armadietto, su una mensola, cioè tutti i campioni di sedimento da Cremona fino al mare. Ci si aspetterebbe che da Cremona al mare le dimensioni della sabbia o del sedimento diminuissero progressivamente in maniera omogenea, cioè venisse la classica classazione fluviale. In realtà non è così, c'è una diminuzione, diciamo, progressiva, come si auspicava, da Cremona fino a Casalmaggiore e poi fino a Boretto, e poi da Boretto in poi c'è un crollo drastico delle dimensioni dei sedimenti che rimangono molto fini fino al mare. Questo cosa significa? Significa che se sulle spiagge non c'è la ghiaia grossolana come c'è nella zona di Cremona, diciamo, non ci sono neanche i fossili, perché se c'è la ghiaia significa che il fiume è un'energia sufficiente per trasportare degli oggetti pesanti e grossolani, e con essi anche i fossili, appunto. Se l'energia delle acque è inferiore ed è tale da trasportare solo la sabbia e il limo, significa che il fiume non ha l'energia per portare degli oggetti di 2-3 kg, che sono appunto i fossili del Po. Per questo non si trovano. Un altro motivo per il fatto che non si trovano da Boretto in poi deriva dal fatto che gli strati che contengono questi fossili sono ad una profondità talmente elevata che il fiume, con la base del suo alveo, non arriva a scavare, non arriva in profondità, per cui non riesce a prendere in carico. E se ci sono dei fossili, sono derivati dalla zona di Cremone, sono arrivati per rotolamento e quindi sono tutti frantumati. Diciamo che troviamo dei frammenti. Però se guardiamo la bibliografia dei ritrovamenti, vediamo che arrivano fino a Casalmaggiore questi ritrovamenti paleontologici, poi scompaiono e poi c'è un picco di ritrovamenti nella zona di Ferrara. Indagando bene, questi fossili dell'alluvione non vengono direttamente dal Po, bensì da cave collocate vicino alla golena del Po, e quindi sono stati estratti attraverso degli strumenti che consentono di andare a maggiori profondità rispetto al fiume. Per cui gli scavatori, diciamo, possono arrivare a queste grandi profondità, estrarre questi sedimenti alluvionali che contengono i fossili esattamente come nella zona di Cremona. Per cui, quando prima ho detto che in periodo glaciale la pianura arrivava fino ad Ancona praticamente, quindi a metà dell'Adriatico, è plausibile che i resti di questi animali ci siano fino in quella zona. Semplicemente sono nel sottosuolo, il fiume non arriva ad eroderli e poi adesso sopra c'è anche il mare. Quindi il motivo è essenzialmente questo. Io quando vado sul Delta del Po con i miei studenti per fare didattica paleontologica e museologica, a volte ci imbattiamo in resti ossei che certamente provengono dal fiume, perché sono animali, alcuni domestici, altri selvatici, però continentali, non marini, ma li troviamo sulla spiaggia. E questi hanno la caratteristica di essere scuri, neri, tipo questo oggetto qua, hanno questa colorazione, invece di essere bianchi assumono questo aspetto metallico, diciamo, e scuro. Cosa sono? Sono fossili esattamente come quelli che troviamo qua nella bassa pianura, nel medio tratto di Po, però sono più recenti, sono magari resti di animali storici che vengono presi in carico dalle paludi del delta e poi portati in mare, poi il moto ondoso li trasporta sulle spiagge. Però lì si tratta non proprio di fossili, ma di subfossili, cioè di reperti molto più recenti rispetto a quelli che si trovano nel medio tratto del fiume, che risalgono, come vi dicevo prima, anche a 180.000 anni, massimo 200.000. Perché non precedentemente? Perché sono avvenuti degli eventi glaciali precedentemente che, con l'avanzata dei ghiacci e delle alluvioni poi successive, hanno spazzato via i sedimenti precedenti
eliminando tutti gli indizi di depositi precedenti appunto all'ultima glaciazione wurmiana, in pratica. Per cui noi troviamo reperti che vanno dall'ultima glaciazione, dal Wurm, fino al periodo storico. Ciò che c'era prima o è in profondità oppure è stato spazzato via dagli eventi precedenti, insomma. Allora, adesso io avevo preparato, ti ringrazio perché sei stato veramente interessantissimo, infatti ci sono anche già delle domande, però prima di presentare alcune domande riguardano alcuni animali, il ritrovamento di alcuni animali. Io in realtà ho preparato quasi tutte schede riferito alle, diciamo, alle fotografie che mi hai mandato, per cui io partirei magari raccontando un po' i ritrovamenti di alcuni animali che sono stati ritrovati da te o da altre persone, magari evidenziando anche diciamo, l'aiuto prezioso appunto di queste persone che vi danno una mano trovando magari in modo occasionale appunto i reperti. Partirei dall'animale che tu stesso hai scelto come animale simbolo della copertina, quindi il mammut, che è forse uno degli animali forse più inattesi da un certo punto di vista, almeno per coloro che non sono esperti del settore. Quindi il mammut erano presenti in pianura padana? I mammut erano presenti in pianura padana e voi mi direte come ci sono arrivati questi proboscidati fino in pianura padana? Allora, le faune, diciamo, che si ritrovano fossili in pianura sono il risultato di migrazioni che sono avvenute prevalentemente dall'est Europa e dall'Asia fino alla pianura padana e sono state delle avanzate, delle ritirate e anche delle estinzioni causate dai cambiamenti climatici, dalle glaciazioni fino ai periodi interglaciali e caldi. Durante le glaciazioni si abbassa il mare, escono delle strade che prima erano sommerse e che adesso sono terre emerse e questi animali dall'est Europa riescono ad entrare, sono riusciti ad entrare e a colonizzare la nostra pianura, tra questi anche i mammut, appunto. Sembrerebbe strano che ci siano resti di questo tipo in pianura, in realtà i resti di mammut sono piuttosto abbondanti, sono abbastanza comuni, non difficilissimi da trovare e noi li abbiamo trovati in particolar modo nella zona appunto che dicevo prima, cioè in prossimità di Cremona, leggermente a monte di Cremona. Lì ci sono degli strati, probabilmente di periodo glaciale, che contengono sia resti di mammut, sia resti di altri animali che vivevano nello stesso periodo. Quindi vi parlo di cervo gigante, vi parlo di quindi il megacero, vi parlo delle alci, vi parlo dell'orso bruno, parlo del rinoceronte anche, perché il rinoceronte di Merck è stato trovato anche in quella zona. E da ultimo, sorpresa, è stato trovato una mandibola di leone delle caverne, che ho pubblicato nel corso di quest'anno, in febbraio, mi sembra che sia uscita l'articolo sulla rivista Quaternary International, ed è una mandibola eccezionale questa, è un fossile straordinario perché è conservato in maniera eccezionale. Ci sono tutti i denti, perfino gli incisivi, che in genere, avendo una sola radice, sono i primi che si sfilano e si perdono durante il trasporto del fossile. Invece qua sono conservati. E questo ritrovamento qua è straordinario perché dalla sua analisi è emerso che innanzitutto era una leonessa, non un leone. Okay. Era una leonessa di una varietà, di una subcronospecie, diciamo, denominata intermedia, quindi leone speleo intermedia. È stata trovata questa subspecie sia in Polonia, in giacimenti fossiliferi in Polonia, sia in Francia, ed è la prima volta in assoluto che viene ritrovata in Italia. E questo è il primo fossile. Ma non solo, è il primo fossile di leone speleo rinvenuto in pianura padana. Forse ci sono altri due casi di ossa post-craniali che devono essere definite in dettaglio. Probabilmente non si riuscirà a capire se appartengono alla stessa subspecie. Probabilmente sono leoni delle caverne, bisognerà fare delle indagini supplementari e soprattutto verificare se per ossa post-craniali è possibile individuare in dettaglio come nel caso della mandibola, perché quando si tratta di fossili di mammiferi, quando si trova il cranio o parte del cranio, diciamo, che porta i denti, lì possiamo ottenere il 90-95% delle informazioni utili sulla vita di questo organismo ed è in parte della sua specie in pianura padana. Perché i denti sono delle vere e proprie capsule a tempo. Possono contenere frammenti di DNA al loro interno e il loro avorio, la dentina, che li compone stratificato in pratica, contiene gli isotopi dell'ossigeno e del carbonio. E grazie al loro studio, alla loro ricostruzione, al loro andamento, diciamo, possiamo ricostruire quella che era la temperatura nel periodo in cui sono vissuti, oppure addirittura la dieta di cui questi animali usufruivano, se erano dei vegetali, che tipo di piante
mangiavano, se erano piante a C3, piante a C4, ciclo del carbonio a C3 o C4. Se erano dei carnivori, di che tipo di erbivori si nutrivano? Ma non solo, riusciamo a capire se sono migrati da una zona a quell'altra, se sono stati sottoposti nella loro vita ad una temperatura piuttosto che a quell'altra. Chiaramente dati non oggettivi e specifici come potremmo ottenere da uno strumento oggi, però molto indicativi, seppur approssimativi, ma molto indicativi, che ci permettono appunto tassello dopo tassello di mettere insieme tutte queste informazioni a livello multidisciplinare e comporre un quadro straordinario di quella che è stata l'evoluzione climatica e faunistica della pianura. È incredibile perché tra l'altro nei ritrovamenti, io ho visto, mi sembra, 26 specie di mammiferi sono citati nel libro che è pubblicato. La cosa è molto strana, cioè strana per me che non sono un addetto ai lavori, diciamo, com'è, quindi sono un curioso, quindi l'ideale proprio per un lettore del tuo libro è ritrovare, diciamo, dei mammiferi che oggi o comunque magari abbiamo collegato a zone, diciamo, del nord Europa, comunque zone molto fredde, con animali tipo il leopardo che oggi possiamo trovare ad esempio in territori tipo l'Africa o l'Asia, territori molto più caldi comunque, oppure lo stesso rinoceronte, per quello che è il rinoceronte attuale. Io, a proposito del rinoceronte, ho inserito le due immagini che mi hai mandato e ho visto che c'è un collegamento anche col polline. Sì, questo qua è un fossile straordinario per grado di conservazione, per la preservazione di tutti i denti, appunto, e poi per il fatto che, intanto che lo studiavamo paleontologicamente, ci siamo accorti che è il cranio di rinoceronte di Merck, che è una specie estinta, lo Stephanorhinus kirbergensis, è il cranio più grande appartenente a questa specie che sia stato trovato in Europa occidentale, per cui un fossile già di per sé straordinario. Mentre lo studiavamo, ci siamo accorti appunto che all'interno dei denti vi erano dei residui di torba, dei residui vegetali, e quindi abbiamo raccolto 5,4 grammi di questa torba all'interno degli alveoli e delle fossette dentali, e abbiamo inviato questo materiale in Russia da una collega appunto che si occupa di pollini fossili, quindi fa la palinologa in pratica, e lei ha analizzato tutta questo piccolo quantitativo di torba, trovando appunto numerose specie riconosciute nei pollini in essa contenuti. E questa è stata una cosa straordinaria, perché ci ha permesso di ricostruire quella che era l'ambiente floristico della pianura nei dintorni della zona in cui è stato trovato quel fossile, e quindi dove è vissuto quell'animale. Ma soprattutto, essendo quel sedimento compattato nei denti, completamente diverso dai sedimenti degli strati e della spiaggia in cui è stato trovato il fossile, si è ipotizzato con buon margine di certezza che quei residui nei denti fossero i resti degli ultimi pasti di questo animale, non resti di sedimento di deposito, ma resti dell'ultimo pasto. Per cui abbiamo ricostruito per la prima volta in assoluto la potenziale dieta del rinoceronte di Merck, cosa che non è mai stata fatta in nessuna parte d'Europa, perché non è mai stato trovato sedimento torboso connesso, diciamo, correlato a questi ritrovamenti, è la prima volta. Abbiamo ricostruito la dieta e abbiamo ricostruito la flora, diciamo, di questa zona. E abbiamo stimato appunto che doveva essere una fase interglaciale il periodo in cui è vissuto questo animale, e soprattutto la cosa straordinaria, questa è la chicca che mi è piaciuta di più in assoluto, la torba dei denti era completamente sovraccarica, diciamo, di pollini di olivello spinoso, che è una pianta cespugliosa di cui probabilmente il nostro rinoceronte era ghiotto, che oggi prolifera questa pianta alla media montagna, bassa media montagna e sul litorale, ma non c'è più in pianura padana, e che fiorisce in tarda primavera. Per cui il fatto che ci siano molti pollini, quindi ha mangiato molti fiori, testimonia che è morto in un periodo tardo primaverile all'interno della nostra pianura. Proprio un'indagine. Questo è straordinario, perché fa capire come anche da pochi grammi di sedimento si possano tirare fuori un sacco di informazioni. Per questo anche nel libro viene spiegato molto bene a chi trova dei reperti cosa deve fare quando li ritrova, come deve conservarli, come deve preservarli. La prima roba da fare è non lavarli
conservarli assolutamente, conservarli in un sacco magari di plastica, di tela, no di tela, di materiale impermeabile, conservando le condizioni di umidità del reperto di quando viene trovato e non alterarle, quindi se è bagnato mantenerlo bagnato, se è asciutto mantenerlo asciutto. Questo perché? Perché se fosse disidratato, asciutto e vado a bagnarlo, si sgretola in mille pezzi perché reidratando l'acqua riconferisce un'elasticità che era andata persa e quindi si frantuma. Oppure se lo trovo umido e lo faccio asciugare, subisce un pochino gli stessi effetti. Se invece lo lavo appena l'ho trovato, rischio di eliminare sedimenti preziosi come questi del rinoceronte, per esempio, che sono stati uno dei risultati paleontologici più importanti per quanto riguarda gli studi sul quaternario appartenenti appunto a questa specie. Per cui un sacco di informazioni che servono per migliorare il comportamento dei cittadini, o meglio, educare i cittadini al contesto paleontologico e quindi lavorare in simbiosi con il museo. Ma guarda, è affascinantissimo. Qui però di animali ne hai trovati tanti. Io ricordo, ad esempio, di aver visto anche spesso delle pubblicazioni su giornali, diciamo, su quotidiani, su portali, su web, eccetera, quando soprattutto vengono ritrovati appunto il leone di cui avevi parlato, la leonessa, piuttosto che il leopardo. Del leopardo, adesso io messo un'immagine africana. È stata una bella storia questa, perché quando è stata trovata questa tibia, lì c'è stato un po' un equivoco. È stata consegnata da un signore di Cremona che spesso e volentieri trova importanti reperti, ha trovato importanti reperti che sono nel nostro museo. In quel caso ha azzardato una classificazione, quindi l'ha impacchettato per bene nella carta e l'ha consegnato con scritto tibia umana, tra parentesi bambino, e di reperti umani di Sapiens in museo di solito ne arrivano parecchi, quindi non è che ci prestiamo tantissima attenzione, vanno in un settore, diciamo, del magazzino e vengono insomma stoccati lì. E anche questa è stata nell'ufficio appunto del museo per un po' di tempo, sul tavolo, perfettamente incartata, e non abbiamo prestato attenzione finché abbiamo riordinato l'ufficio. Allora l'abbiamo spostato, ho detto va bene, andiamo a metterla insieme agli altri, l'abbiamo scartata, e una volta scartato ho detto cavolo, questo qua non è un reperto umano, ci assomiglia, ma ha una forma ad arco. Lì nella fotografia non si vede molto bene perché è preso a tre quarti, ha una forma d'arco, ha una forte carena nella parte craniale, cioè nella parte anteriore, diciamo, dell'osso, e è palesemente la tibia di un carnivoro. Quindi se sezioniamo quest'osso vediamo che ha una forma triangolare, è la forma tipica della tibia, la forma triangolare appunto. Perché i passaggi da fare in pratica per le sono individuare a quale parte anatomica appartiene l'osso e poi individuare la specie di appartenenza. In questo caso, capito che osso era, cioè una tibia, è partita l'indagine. E per fare un'indagine di questo tipo, io ve la dico in maniera molto semplicistica, si procede un po' come nel giochino indovina chi, cioè si individuano delle caratteristiche e si eliminano quindi potenziali concorrenti che non hanno queste caratteristiche, fino a che si arriva alla specie di appartenenza del fossile. Per esempio, è un osso di piccole dimensioni, un osso lungo, quindi una tibia. Abbiamo in questa maniera scartato gran parte degli erbivori, perché la forma della tibia e le dimensioni della tibia e degli erbivori è molto più grande di questo, e quindi abbiamo già ridotto il campo ai carnivori. Escludiamo l'orso, perché questo è un osso da adulto, e nell'orso adulto la tibia è molto più grande, e quindi escludiamo anche gli ursidi. E quindi ci rimangono i canidi, iene, e i felini. Allora ho iniziato l'indagine, diciamo, abbiamo iniziato l'indagine su questi tre gruppi. L'abbiamo confrontato con uno scheletro di cane che abbiamo qua montato in museo, non ci assomigliava per niente, molto più massiccio e robusto, e la forma fortemente curva, arcuata, ha indirizzato verso i felini. Così, avendo anche uno scheletro di un gatto in museo, in una scatola, l'ho confrontato e la tibia è pressoché identica, solo che è grande 5 volte tanto quella di un gatto. Per cui lì ci siamo fiondati subito sui felini di grandi dimensioni. In pianura, nella bibliografia, ci sono tre felini che possono essere ritrovati nel periodo quaternario. Sono la lince, ma quest'osso è troppo grande per essere appartenuto ad una lince, e quindi l'abbiamo esclusa. Il leone delle caverne e il leopardo.
Il leone del caverna è troppo grande, questo, la tibia è troppo piccola e quindi abbiamo escluso anche il leone delle caverne e c'è rimasto il leopardo. A quel punto ci vuole la conferma. Quindi ricercare in qualche museo nei dintorni uno scheletro di leopardo, posizionare di fianco alla tibia il nostro osso ed avere la prova del 9 se a questa specie appartiene. E così abbiamo fatto. Ed è stato classificato in questa maniera. Quindi si è arrivati alla definizione di appartenenza specifica in questo modo, attraverso un confronto di anatomia comparata, misurazioni e morfologia. Come accennavi prima bene tu, Marco, il leopardo è una specie stranissima da trovare qui, perché oggi la troviamo in Asia, la troviamo in Africa, la troviamo in molti posti. No, non è stranissimo che sia stata trovata anche qui, perché è una specie straordinariamente adattabile a molte condizioni climatiche. Si adatta facilmente, la troviamo in cima all'Himalaya, la troviamo in una savana africana, lo troviamo anche nel sud della Cina, in pratica, lo troviamo in tantissime altre zone, adattato a condizioni climatiche estremamente diverse. Quindi è possibile che ci sia stato il leopardo qui, perché si è adattato facilmente a queste condizioni. Però è un pessimo fossile paleoambientale. Cioè non possiamo affidarci al leopardo per dire in questo periodo c'era caldo oppure c'era freddo, perché non ci racconta nulla di buono, nel senso che è bravissimo a raccontare delle balle il leopardo, perché vive sia al freddo sia al caldo, per cui non possiamo utilizzarlo come indicatore ambientale. Mentre invece il mammut è tipico di condizioni fredde, per cui è un ottimo indicatore ambientale in quel caso. Per cui ci sono alcune specie, diciamo, che sono cosmopolite, nel senso che abitano più zone, diciamo, climatiche differenti, che una volta trovate fossili in un'area non danno indicazione precisa. Altre invece che sono specifiche di determinate condizioni climatiche, se trovate in una zona indicano precisamente la paleotemperatura che esisteva nella loro fase di vita, e questo è straordinario. Ma sono utili sia gli uni che gli altri, perché quelli che indicano le condizioni climatiche sono degli ottimi indicatori paleoambientali. Quelli che non le indicano ma sono presenti e sono dei predatori sono degli ottimi indicatori paleoecologici. Cioè ci dimostrano come le prede che vivevano in pianura padana scomparivano perché venivano predate da leopardi, leoni e iene. Cosa che fino a qualche anno fa non immaginavi. Anche la iena mi ha sorpreso, nel senso che io... Adesso poi leggendo il tuo libro... La iena ha sorpreso anche noi, devo dirla tutta. Hai fatto molto bene, devo perché... Devo dirla tutta, la iena ha sorpreso molto anche noi. Ci abbiamo messo quasi 2 anni a capire che è un osso di iena quello. Ci abbiamo fatto fare una tesi di laurea, perché purtroppo è l'osso più sfortunato che si può trovare questo, cioè l'osso sacrale. L'osso sacrale in genere nelle tavole anatomiche non viene mai descritto, mai fotografato, viene sempre trascurato. E noi abbiamo trovato proprio questo. Io apro le borre... E quindi a volte li trovo, nel senso che certe parti del sinsacro, insomma, di alcuni elementi, sia degli uccelli che dei mammiferi, vengono trovati. Per cui, però, immaginare di trovare qualcosa di simile legato alla iena, è stato straordinario, perché pensare che potesse appartenere a una iena non ci passava neanche per la testa. E quindi abbiamo confrontato anche lì, abbiamo visto che era di un carnivoro, perché gli erbivori hanno l'osso sacrale molto più grande. È molto più ampio, quindi questo qua è piccolissimo, è molto piccolo, è circa 8 centimetri per 6, qualcosa del genere, quindi piccolino. E quando non si ha l'idea delle effettive dimensioni degli scheletri, ma si prende in considerazione l'animale in vita, si ha sempre un'idea distorta delle dimensioni delle ossa. E quindi quando abbiamo parlato di iena o leone, così, immaginavo un osso sacrale più grande, sinceramente. Invece no. Invece l'osso sacrale di questi animali è piuttosto piccolo. Pensate che un tasso, per esempio, che arriva anche a 15-18 kg, ha un osso sacrale che è 2,5 cm, microscopico praticamente, molto piccolo. La cosa straordinaria è che questo osso, confrontandolo con tutti gli altri, abbiamo visto che aveva delle forti similitudini morfologiche con quelle dei mustelidi, in particolare del tasso. Però ho detto, cavolo, deve essere stato un tasso di... non so, 60 kg, è un po' improponibile pensare a dei tassi giganti nella pianura padana. E allora ho instradato, diciamo, la mia indagine non verso i mustelidi, ma verso mammiferi più grandi che avessero un portamento simile a quello del tasso. Quindi che utilizzassero le zampe posteriori e la postura per muoversi in maniera simile al tasso.
Se guardate le iene, hanno il culo basso, quindi le gambe dietro molto piegate e sono rialzate in avanti. E il portamento è pressoché identico a quello di un tasso, come andamento, diciamo, in generale. Hanno anche un corpo abbastanza stretto. È fortemente attinente. Come? Anche, diciamo, un corpo abbastanza stretto, forse, rispetto sì, ad altri animali. Sì, un corpo abbastanza stretto. E l'osso sacrale di dimensioni abbastanza piccole, qua è 8 cm e quindi ci siamo installati sulle iene, vedete che il portamento è molto basso dietro, a volte è anche meno orizzontale, ancora più inclinata, diciamo, e quindi ci sono installato sulle iene e abbiamo cercato un museo che avesse appunto dei fossili di iena e abbiamo trovato il professor Benedetto Sala, che è un paleontologo molto famoso oggi in pensione, un luminare appunto della paleontologia e del quaternario, ha sempre lavorato appunto a Ferrara ed è uno dei maggiori conoscitori della fauna appunto del quaternario ed ha una grande collezione di scheletri di animali attuali che utilizza come comparazione. Così l'abbiamo sentito e ci ha detto che aveva due scheletri di iena, iena maculata e iena tigrata. E così siamo andati a Ferrara col nostro osso per confrontarlo e tra le due è risultato pressoché identico o molto molto simile alla iena maculata, che è la stessa che vive oggi in Africa. E lì abbiamo appunto ricostruito che si tratta di quella che viene definita la cosiddetta iena delle caverne, che ha abitato l'Europa nel periodo quaternario, ma viene chiamata iena delle caverne non perché vivesse nelle caverne, ma perché la maggior parte dei suoi fossili sono stati trovati in caverna. E questo fossile qua dimostra chiaramente anche che vivevano nella pianura, come vivono nelle pianure africane oggi, è una cosa abbastanza normale. Sono state trovate anche nelle pianure in Germania, per dire, resti di iena delle caverne. Per cui diciamo che la denominazione non era proprio preciso, ma era indicativa del luogo di provenienza della maggior parte dei fossili. Si tratta di una iena maculata, la crocuta, la forma spelea in pratica, e l'abbiamo individuata anche per la pianura padana. Ecco, ad esempio, ecco, Gino ci chiedeva... La domanda era appunto questa, se la iena era appunto la iena spelea, sì, probabilmente la iena, quella che viene definita la iena spelea, anche se con questo osso non possiamo ricostruire le dimensioni dell'intero animale, si può fare una stima, ma di scarsa precisione in pratica. Però dovrebbe essere quella, la iena spelea, esattamente. Il leopardo apparteneva anch'esso a una sottospecie estinta? No. Noi siamo arrivati a definirlo Panthera pardus. Non ci sono elementi sufficienti su un osso post-craniale per definire che sia una sottospecie. Avessimo trovato un cranio, probabilmente avremmo fatto delle considerazioni molto più raffinate e diverse, ma con le ossa post-craniali si può arrivare fino ad un certo livello tassonomico, non ci si può spingere oltre. Senti, un altro animale che mi ha sorpreso, diciamo, in questa sorta di bestiario delle sabbie del Po, è l'ippopotamo. Perché tu avrai pensato, ma non di trovare l'ippopotamo sulle sponde del Po. Invece avete trovato queste ossa che vi hanno fatto arrivare a un'altra determinazione eclatante. Esatto. Questo qua è un astragalo di ippopotamo. È l'unico osso di ippopotamo che si è stato trovato qua in pianura, forse qualcosa a Ferrara proveniente dalle cave, ed è un po' una sorpresa, perché immaginare degli animali di questo tipo che migrano non è una cosa molto, molto facile da intuire o da considerare, però è successo. Quello che, e qua mi ricollego al mio incipit, all'incipit del libro appunto, che queste ossa ci fanno riferire appunto, ci fanno avere l'idea del tempo trascorso. Quando noi pensiamo ad una migrazione, pensiamo sempre a quello che viene stagionalmente con le rondini piuttosto che con le gru e con altri animali che fanno le migrazioni stagionali. Non è questa la cosa. Sono migrazioni di tipo climatico, migrazioni che avvengono in centinaia di migliaia di anni e avvengono perché? A piccoli passi e in un tempo prolungato, avvengono perché c'è un ampliamento dell'areale di vita ottimale di questi animali, per cui si distribuiscono perché ci sono più risorse trofiche. Quindi si allargano la propria area di vita, di diffusione geografica, appunto, perché lo possono colonizzare, perché risulta pressoché identico al loro posto di origine, il nuovo ambiente che si è generato. Per cui dobbiamo immaginare queste migrazioni come espansione di macchie d'olio. Noi abbiamo una specie che è distribuita in un areale limitato e poi le condizioni climatiche intorno all'areale cominciano a mutare e diventare identiche all'area in cui la specie è diffusa. E da lì la specie comincia ad ampliarsi. Si distribuisce gradualmente, magari in diverse direzioni, fino a raggiungere aree che oggi
riconosciamo solo grazie appunto ai ritrovamenti fossili e che mai avremmo immaginato in passato, però insomma è stato possibile. Beh, affascinantissimo. Tra l'altro adesso abbiamo visto delle specie che oggi noi leghiamo maggiormente ad ambienti africani, poi però in realtà andando a vedere nell'albo insomma di questi animali ho visto ad esempio che avete trovato dei resti di alce, ad esempio, quindi animali che oggi leghiamo invece agli ambienti nordici. Esattamente, quindi animali provenienti dall'est Europa, dal nord dell'Europa, ma anche dall'Asia, sono entrati in pianura le alci, hanno colonizzato successivamente ad un progenitore, perché c'è anche il Cervalces, che è un progenitore delle alci, dovrebbe esserci anche un'immagine, che poi ha dato origine, poi ha dato origine alle alci, è l'ultima diapositiva, sì, quella lì. Ecco, un po' diversa perché ha le aste dei palchi molto più allungati. Comunque, animali che sono arrivati in pianura attraverso migrazioni. Quando poi l'habitat è cambiato nuovamente e quindi il caldo ha avuto un po' la temperatura, diciamo l'ambiente temperato ha avuto il sopravvento sulla glaciazione, l'areale si è ridotto, ma non che queste alci siano partite e sono tornate in Nord Europa. No, probabilmente gli esemplari sono morti qui. Sono morti qui e è rimasto un residuo in Nord Europa perché ci sono ancora condizioni climatiche e ambientali identiche a quelle che c'erano nel Quaternario e nel Sud Europa. Quindi si è ristretto l'areale. Restringere l'areale non significa che tutti gli animali su un'ampia zona si ritrovano al centro dell'areale, no, significa che molti animali soccombono, si estinguono e quindi rimane una parte residua della popolazione specifica iniziale in una determinata zona, una parte che possiamo definire tranquillamente sopravvissuta. In pianura padana c'erano innumerevoli specie che oggi non ci sono più. Sono scomparse, parlo di cervo, parlo dei lupi che comunque stanno tornando, parlo di orsi, parlo di animali che oggi troviamo sull'arco alpino. Quello che oggi troviamo sull'arco alpino, cioè la fauna che oggi troviamo sull'arco alpino, non è altro che una fauna residuale della fauna del Quaternario che era distribuita anche in pianura e che si è ritirata dove? Non solo latitudinalmente, ma anche altitudinalmente. Perché in alta montagna le condizioni climatiche fredde e fortemente stagionali sono ancora simili a quelle della bassa pianura durante il Quaternario glaciale. Per cui abbiamo restrizione di areali e nicchie ecologiche che permangono distribuite in giro, in cima alle montagne, piuttosto che nel nord Europa, piuttosto che nell'est dell'Asia. Pensate soltanto all'estinzione dei mammut, che dovrebbe essere avvenuta intorno ai 30.000 anni fa, circa più o meno come in Neanderthal, mi sembra, ma in un'isola della Siberia, in una nicchia ecologica della Siberia, sono sopravvissuti fino al Neolitico. Cioè, è una roba incredibile. Cioè, in Egitto stavano facendo le piramidi. È una roba straordinaria questa, pensare a una cosa del genere, perché si dà per scontato che si siano estinti molto prima o in concomitanza, diciamo, del Neanderthal e dell'uomo preistorico. In realtà, insomma, in alcune nicchie ecologiche certi gruppi sono sopravvissuti. Se guardiamo per esempio l'uomo floresiensis, cioè l'uomo che è vissuto sull'isola di Flores, quello che viene definito l'hobbit, non è altro che una forma di nanismo insulare dell'uomo erectus, che si è estinto molto prima, ma su quell'isola è sopravvissuto e si è ridotto di dimensioni, dando origine ad una nuova specie. Queste qua sono tutte dinamiche che devono far comprendere che il territorio, per come lo vediamo oggi, non è sempre stato così. C'è una forte plasticità sia climatica che ambientale e di conseguenza anche sulle specie. Una specie può cambiare nello spazio e nel tempo il suo aspetto e la sua distribuzione geografica e dare origine ad altre specie. È quello che ha postulato Darwin nella sua teoria, la teoria dell'evoluzione. E la cosa bellissima e che mi piace molto è che man mano che si indaga negli ambiti paleontologici, negli ambiti paleoclimatici, paleoecologici, genetici e di diverse discipline, si arriva sempre a confermare ancora meglio quella teoria che è stata un colpo di genio straordinario. Colpo di genio fino a un certo punto, perché è stata ragionata per 30 anni da Darwin, però ha nettamente rivoluzionato le scienze naturali e noi oggi non facciamo altro che portare altre prove a sostegno di questa teoria, anche con i fossili del Po. Tra l'altro io, studiando i gufi, appassionato di gufi, ho delle situazioni che un po' vengono incontro a quello che tu stai raccontando, nel senso che ad esempio il gufo delle nevi è stato trovato in diverse cave anche in Italia,
così come ad esempio le civette capogrosso che adesso vivono sull'arco alpino, sui Pirenei piuttosto che nei Balcani, sono molto comuni ad esempio nel nord Europa, mentre in pianura non ci sono. Molto affascinante. Devo dirti che abbiamo Alessandro Garbarino che ci fa delle domande sui cervi, per cui adesso volevo magari dare spazio anche a questo. Lui diceva se avete nel museo dei palchi di Megaceros. Sì, abbiamo dei frammenti di palchi, perché i palchi di Megaceros sono molto grandi, arrivano anche a 1,5 metri di dimensioni, con una superficie anche di 1 metro quadrato, e poi hanno queste punte molto grandi. Quindi abbiamo dei frammenti, delle basi, cioè i cercini, le rosette che si innestano sul cranio. Abbiamo questo fossile straordinario che è appena stato trovato. Questa è una femmina, l'altro invece è un maschio di Megacero, e hanno la base del palco, però le palmature, ne abbiamo alcuni frammenti, ma non palchi interi, no. È molto difficile trovare nel Po, perché i palchi, in particolare quelli delle Alci e del Megacero, sono appiattiti, partono con una base cilindrica e poi si appiattiscono. Quando vengono estratti dal fiume, dai propri sedimenti, vengono portati su una spiaggia e si disidratano, si asciugano, perdono elasticità e si incurvano le due, la parte inferiore e la parte superiore, si incurvano in senso opposto e quindi tendono a frantumarsi, ad aprirsi. Per cui sono dei fossili che apparentemente hanno un aspetto massiccio e robusto, ma sono estremamente fragili. Quindi se vengono ritrovati subito dopo il diseppellimento sono abbastanza integri. Se chiaramente hanno subito un percorso all'interno del fiume, i palchi sono i primi che si rompono, perché sono troppo sporgenti, diciamo, e spigolosi, quindi si spaccano facilmente. Se invece vengono trovati dopo un po' di tempo rispetto alla disepoltura, spesso e volentieri sono molto rovinati e quindi si trovano soltanto dei frammenti. Però qualcosa, insomma, abbiamo. E il museo è esposta anche una ricostruzione tridimensionale a dimensioni reali del busto di un Megacero, ricostruito tipo diorama, diciamo, con i palchi che sono i calchi del fossile che è conservato al Natural History Museum di Londra. Eccolo qua, lo vedete esposto. I due palchi hanno una dimensione di 3,5 metri di larghezza. Ecco, quelli sono calchi in resina di palchi originali. Il resto del corpo invece è sintetico ed è una imitazione di come poteva essere il corpo e il vello del Megacero, perché non abbiamo alcune informazioni sul pelo, sul colore del pelo, sulle sue caratteristiche, diciamo, esteriori. Pensate che nei primi tempi, quando venivano trovati i primi fossili nelle torbiere irlandesi, veniva chiamato non cervo, ma bensì alce d'Irlanda o alce delle torbiere, appunto. Poi dopo studi successivi hanno dimostrato che era molto più affine ai cervidi rispetto alle alci, per cui è stato spostato, diciamo, nel raggruppamento dei cervidi ed è stato coniato un nuovo nome, che è il Megaloceros, appunto, Giganteus, chiaramente indica le dimensioni. Pensate che arrivava ai 2,5 metri al Garrese, con palchi di 3,5 metri. E si deduce da qui che non viveva in foreste fitte, ma viveva in brughiere, in spazi più aperti, magari con cespugli, ma non certo con boschi fitti di ramificazioni, perché era impossibilitato a muoversi in questa maniera. Certamente si addentrava anche in queste zone, ma probabilmente era un animale colossale che viveva in zone più aperte, diciamo, rispetto a quelle fasi lì, e soprattutto in periodo glaciale. Poi si è estinto completamente. Si è estinto chiaramente prima in Sud Europa rispetto al Nord Europa, perché gli effetti della deglaciazione, diciamo, del ritorno a temperature più elevate, si è avuto prima nel sud dell'Europa rispetto al nord, che in alcuni tratti persiste ancora in una fase glaciale. Se più ci avviciniamo al circolo polare artico, chiaramente più le condizioni climatiche sono simili a quelle glaciali del quaternario. Alessandro ci fa un'altra domanda sempre relativa ai cervi, e chiede se i cervi che vivevano, diciamo, nell'area del Po sono, diciamo, assimilabili a quelli della sottospecie italica che vive nel bosco della Mesola. Non lo so, bisognerebbe fare il DNA e vedere se si riescono a trovare dei filamenti di DNA mitocondriale e poter fare un confronto diretto con quelli della Mesola. So per certo però che quelli della Mesola sono stati introdotti per motivi venatori quando la Mesola era una riserva di caccia. Quindi a occhio e croce, secondo me, non sono italiani, ma sono stati portati, diciamo, per colonizzare, quindi ci sarebbero certamente delle differenze genetiche con quella popolazione. Vi faccio un esempio sul cranio di lupo che abbiamo trovato qua nel Po. Ah, ce l'ho, ce l'ho.
c'è delle sì, dovresti avercelo, è tra le prime diapositive, credo. Sì, forse l'ho messo all'inizio. Tu, tanto accenna che io lo cerco. Col cranio di lupo, lì siamo riusciti a fare l'analisi genetica e abbiamo fatto una scoperta interessantissima. Non è il classico lupo italico, come abbiamo nell'Appennino, ma è un lupo che probabilmente veniva dall'est Europa, quindi è migrato o dalla zona della Grecia e dei Balcani attraverso ed è entrato poi dopo attraverso l'ex Jugoslavia nella pianura e poi dopo lì è morto per motivi patologici, perché ha una patologia su questo cranio che potrebbe dimostrare la causa della sua morte. Lo stiamo ancora studiando, l'articolo uscirà penso nel giro di 3-4 mesi. Un articolo molto bello, perché siamo riusciti attraverso il lavoro di Davide Urino a Roma a fare una TAC completa e le ricostruzioni, diciamo, attraverso software tridimensionali della forma interna del cervello, esterna appunto del cranio e così via, fino a ricostruire completamente quello che è l'aspetto di questo animale. Ecco, in questo caso, grazie al ritrovamento del DNA, abbiamo dimostrato questa attività migratoria, questo ingresso appunto che fa differenziare le due sottospecie. Per quanto riguarda i cervi, bisognerebbe fare la stessa cosa, c'è un confronto genetico tra l'attuale e il fossile, consapevoli del fatto che nel reperto fossile non si possono trovare frammenti interi del filamento genetico, si trova il DNA mitocondriale in frammenti e poi attraverso delle molecole primer, in pratica, delle proteine primer appunto, o degli enzimi, si riesce a ricostruire gran parte di questo DNA e quindi a confrontarlo. Dalle differenze emerge se era compatibile o meno in base alla percentuale appunto di geni differenti, in pratica, di differenza. Adesso io ne parlo in maniera molto approssimativa, perché non sono un paleogenetista, io mi occupo solo delle ossa in pratica. Poi dopo sono in contatto invece con Elisabetta Cilli all'Università di Bologna e nel distaccamento di Ravenna, oppure David Caramelli a Firenze, che sono dei paleogenetisti e loro si occupano appunto dell'estrazione e dello studio e comparazione del DNA. E quindi quello che deve saltare agli occhi, diciamo, di chi ci ascolta, di chi segue o chi legge questi libri qui, è che per ottenere il quadro più completo possibile, il mosaico più completo possibile, è fondamentale avere un lavoro di tipo multidisciplinare. Cioè tante discipline che intervengono nei loro settori, mettono insieme tutti i risultati e si traggono le conclusioni più precise possibili. Facendolo in maniera singola e distaccata l'uno dall'altro, si ottengono conclusioni buone ma molto approssimative. Invece la multidisciplinarità migliora ulteriormente il quadro visuale, diciamo, che andiamo a creare. Dai, molto interessante. Intanto Isabella, che vive praticamente a ridosso del Bosco della Mesola ed è una guida molto esperta, ci dice che erano stati i danni a essere introdotti, quindi magari il cervo potrebbe anche essere oggetto di... Quindi magari i cervi potenzialmente potrebbero essere compatibili, però vi ripeto, grazie Isabella per la precisazione, non ero a conoscenza. Pensavo che dei cervi non era corretto, evidentemente. E la sei giusta tu così, però per avere un confronto diretto lì bisognerebbe avere un'estrazione appunto di materiale. Ecco, nei cervi troviamo con difficoltà i denti, però in alcuni reperti ci sono e quindi lì si potrebbe azzardare un'estrazione. Oppure è molto utile la base dei palchi, perché l'osso lì è molto denso, estremamente spugnoso, e probabilmente parti di DNA si possono essere parzialmente conservate. Si tratta di agire in maniera sperimentale, fare delle prove di estrazione delle ossa e poi di estrazione del DNA e vedere dove si riesce a trovare qualche frammento più abbondante, diciamo, rispetto ad altre zone. Non è mai detto che funzioni, perché nell'analisi genetica del cranio di Neanderthal, per esempio, abbiamo trovato dei frammenti che non siano sufficientemente significativi per ricostruire completamente le informazioni che volevamo. Nel lupo invece sono stati straordinari questi risultati, per cui dipende dal fossile, dall'età che ha, dallo stato di conservazione, da come e da dove si è conservato all'interno dei sedimenti, dal livello di fossilizzazione che ha ottenuto. Insomma, ci sono infinite variabili. Considerate che si tratta di conservare per centinaia di migliaia di anni dei filamenti organici di acido desossiribonucleico, cosa non da poco, insomma.
Quando si parla come in Jurassic Park che riescono a estrarre il DNA dalla zanzara, no, quella lì è proprio fantascienza, è follia pura. Okay. Proprio fantascienza. In questi casi... Infatti, perché ti spiego, a me è capitato di assistere sia al Salone del Libro di Torino, sia a una conferenza dove si parlava proprio dei libri di fantascienza che in alcuni casi sono stati precursori, ad esempio, di situazioni che poi si sono verificate. Cioè alcune cose che erano state scritte da Julius Verne sono diventate realtà. Per cui tu pensi che sia proprio una cosa impossibile questa? Oggi lo è, ma un qualcosa che si avvicina a Jurassic Park è un qualcosa di impossibile? No, io penso che sia possibile non in riferimento al mesozoico, ma al quaternario. Già da diversi anni, per esempio, cercano di clonare di ottenere dal DNA per clonare dei mammut. Se vanno avanti in questa maniera a trovare delle mummie naturali conservate nel permafrost siberiano, come sta succedendo adesso, lì c'è possibilità concreta di avere un DNA abbastanza completo e quindi correggerlo, completarlo e poi utilizzare delle specie compatibili oggi per provare delle clonazioni. Questo, secondo me, a lungo termine è abbastanza possibile. Per quanto riguarda invece il periodo mesozoico, come in Jurassic Park e così, sarebbe possibile se si trovasse il DNA, ma il livello di fossilizzazione di questi reperti non consente la conservazione di sostanza organica, per cui non c'è DNA all'interno. Allora, Davide, siamo arrivati a 1:20, ma io vedo che la gente è sempre incollata, fanno complimenti, eccetera. Per cui se tu hai ancora 10 minuti ti farei parlare del mammifero più interessante, insomma, da un certo punto di vista, che è l'uomo per alcuni aspetti. E volevo capire, appunto, visto che ci sono dei ritrovamenti che sono stati fatti, e quindi Neanderthal, il discorso legato all'Homo sapiens, parlaci un po', visto che tra l'altro c'è anche una calotta, una scatola cranica, mi sembra. La facciamo vedere bene. Tolgo un attimo la Nella fotografia c'è il fossile originale, questa qua è una coppia tridimensionale. Adesso la faccio vedere, aspetta che faccio un attimo. Okay. Ottenuta con una stampa 3D, abbiamo fatto una scansione del fossile e poi l'abbiamo stampato. Questa è l'osso frontale di un Neanderthal. Da cosa lo riconosciamo? Allora, orientandolo correttamente di lato, vedete, eccolo qua, vedete che la fronte è sfuggente, non è verticale come la nostra, e poi sopra gli occhi, sopra le orbite, c'è una sporgenza che si chiama torus sopraorbitario. Ecco, questo osso, che è un osso frontale, è una delle ossa più diagnostiche per definire la specie, una specie umana in pratica. In questo caso, appunto, dalla morfologia emerge abbastanza bene che si tratta di un Neanderthal. Presenta delle caratteristiche intermedie tra il Neanderthal e il Sapiens. Quello che non sappiamo ancora è se le presenta perché era alla base della biforcazione tra Neanderthal e Sapiens dal progenitore comune, che dovrebbe essere Homo heidelbergensis, secondo le ultime ricerche. Quindi non sappiamo ancora se era vicino al progenitore comune, avendo i caratteri comuni ai due, oppure se era alla fine, diciamo, del range di distribuzione del Neanderthal, in cui Neanderthal e Sapiens a volte si sono anche incrociati tra di loro, per cui magari potrebbe essere un ibrido che ha ottenuto caratteri intermedi. Perché non sappiamo questo? Non lo sappiamo perché non abbiamo l'età del fossile. Non riusciamo a datarlo. È certamente di un'età superiore a quella a cui può arrivare il carbonio 14, quindi oltre i 45.000 anni. Per cui non siamo ancora riusciti a datarlo. E questo gap scientifico non ci consente di trarre delle conclusioni definitive. Dal punto di vista morfologico e in parte anche genetico abbiamo già tirato fuori tutto, non è ancora stato pubblicato, c'è uno staff di ricerca che se ne sta occupando, il responsabile in particolare è il professor Giorgio Manzi, del paleoantropologo famoso dell'Università La Sapienza di Roma, è lui il capogruppo, però erano coinvolti David Caramelli dell'Università di Firenze, paleogenetista, era coinvolto anche Claudio Tuniz dell'Istituto di Fisica Teorica di Trieste e molti altri. E ognuno aveva un suo ambito di ricerca in questo settore qua per studiare appunto questo fossile. Al momento non ne sappiamo tantissimo. Le dimensioni sono compatibili, le caratteristiche sono quelle di un adulto, non sappiamo ancora se maschio o femmina, ma sembra dai primi dati che potesse essere auspicabile si tratti di una femmina. Noi lo speriamo tutti. Io, come buon auspicio, nella tavola rappresentativa della specie nel libro ci ho messo una femmina di Neanderthal. Perché
speriamo questo, perché un maschio potrebbe essere stato un individuo in avanscoperta dalle montagne, magari ad attraversare la pianura, dove ha poi trovato la morte. Fosse stata una femmina, probabilmente era parte di un clan che viveva già in pianura, quindi era già più stanziale nella pianura, magari stanziale solo stagionalmente, però che poteva essere in pianura, e quindi apre prospettive differenti per quanto riguarda una possibile colonizzazione della pianura padana anche da parte del Neanderthal. E queste sono tutte cose estremamente affascinanti che mi auguro appunto con il proseguo degli studi su questo fossile possano emergere. Al momento sono un bellissimo quadro, ma estremamente sfocato, e non abbiamo ancora gli occhiali adatti per vederlo con precisione. Fantastico. Adesso ho due o tre domande ancora da farti, però ad esempio, visto che è arrivata questa signora che diceva, Adelia Foschi, che chiedeva dov'è il museo, io ovviamente ho scritto che il museo è a San Daniele Po, vuoi però dire se ci sono degli orari, visto che diamo magari questa informazione sì, pratica? Sì, il museo si trova a San Daniele Po, si trova a San Daniele Po, che è a 16 km da Cremona, è aperto dal martedì fino al venerdì, dalle 8 all'1, e poi la domenica dalle 14 alle 19. Per motivi Covid così, il consiglio che do sempre è telefonate, prenotate la vostra visita in maniera tale che ci sia una persona che vi può fare anche una visita guidata all'interno e poi che siate in sicurezza, in condizioni di poterlo visitare tranquillamente. Chiaramente serve il Green Pass per poter accedere. Certo, certo. Ma è giusto che sia così. Dunque, volevo farti due o tre domande. Innanzitutto abbiamo una domanda che ci arriva da Giuseppe Esposito, che è un appassionato di gufi come me. Io te l'avevo già fatta l'anno scorso la domanda, però la riprendiamo. Fossili di gufi in pianura padana ne abbiamo trovati? Mi riferisco in particolare al Po. Ecco, nei sedimenti del Po non si trovano ossa di piccolissime dimensioni, se si trovano in maniera rarissima. Perché? Perché intanto si perdono nella gran massa di sedimento e poi perché le ossa degli uccelli, essendo pneumatiche appunto, sono estremamente fragili e di conseguenza sono le prime a frantumarsi. Per cui lo stato di conservazione non è mai buono tale da permettere il riconoscimento della specie. Si capisce che è di un uccello, si può capire se è un rapace oppure se non lo era, però non si riesce in genere ad andare oltre. Magari uno specialista ci può arrivare, però nel corso dei 30 anni che raccolgo reperti sul Po mi sono capitati 3 o 4 tarsi e metatarsi di uccello, ma non sono mai riuscito ad arrivare ad una classificazione concreta, diciamo. È molto difficile. Dunque, immagino anche perché insomma, magari le specie erano anche tante, quindi volevo farti due domande. Allora, la prima è questa. Allora, vedendo gli animali che hai trovato, mi riferisco ovviamente ai mammiferi, passando dall'ippopotamo piuttosto, l'hai accennato un pochino, ma un'idea dell'ambiente prevalente in pianura padana ce l'avete oppure poteva essere una situazione? Perché dagli animali che se dovessero un rapporto climatico... Sono almeno tre ambienti prevalenti, nel senso che prima avevamo una fase calda con animali simili a quelli africani, quindi l'ippopotamo, rinoceronte, magari leoni e così via. E poi abbiamo avuto una transizione verso un clima glaciale, quindi con una fauna a mega mammiferi glaciale, quindi il mammut, il rinoceronte lanoso, il cervo gigante, le alci e così via. E poi abbiamo avuto un ritorno ad una transizione più temperata, che è quella che stiamo vivendo tuttora oggi, anche se ci stiamo riscaldando all'eccesso. Però abbiamo avuto questa transizione con l'estinzione di alcuni gruppi glaciali, la migrazione e quindi il restringimento dell'areale di distribuzione di questi gruppi glaciali e poi altre specie invece che si sono spostate ad alte altitudini, quindi i cervi non più in pianura ma sono in montagna, gli orsi sono spostati in montagna, lupi, capriole e così via, anche se adesso abbiamo un piacevole ritorno di questi grandi mammiferi nella bassa golena del Po. E questo perché? Per diversi motivi. Probabilmente c'è un influsso climatico, probabilmente c'è un surplus di questi animali sopra l'Appennino e quindi scendono attraverso i corridoi ecologici che sono gli affluenti del Po fino a colonizzare la pianura e mi riferisco in particolare ai cinghiali e ai caprioli, molti istrici anche, e a seguito diciamo di queste prede anche i predatori, cioè i lupi, e stanno colonizzando la pianura.
e vediamo che ci sono questi picchi di biodiversità, a uccelli, ma anche a mammiferi, ma anche anfibi e rettili, dove? Nelle zone di golena che sono assolutamente incolte, quelle più inaccessibili, quelle dove l'uomo non riesce a metterci mano, dove non ci sono terreni coltivati, dove non viene diserbato fino al limite e al confine del fiume, in pratica. Cioè, dove l'influsso antropico è più limitato, abbiamo dei picchi di biodiversità, numerico per quanto riguarda l'abbondanza degli individui e numerico per quanto riguarda l'abbondanza delle specie anche. La drastica riduzione di biodiversità c'è nelle zone chiaramente coltivate. Abbiamo una riduzione di biodiversità floristica, pensate ad un campo di mais, oggi la biodiversità è pari a uno, cioè il mais, e basta, tutto il resto è scomparso perché viene diserbato. E la stessa cosa succede agli animali. Se vediamo, diciamo, caprioli o cinghiali in questi campi coltivati, è perché sono in transito da una zona rifugio ad un'altra e queste zone non sono collegate da canali ecologici, come per esempio, non so, dei filari di boschi oppure dei fossi o dei canali, diciamo, con delle rive protette. Per cui questi animali sono costretti a venire allo scoperto e spostarsi da una zona all'altra, rendendosi anche vulnerabili ed inverno visibili. Sembra che tutti gli inverni in pianura ci sia l'invasione di lupi. In realtà no, ci sono tutto l'anno questi pochi lupi, non tantissimi. Questi lupi ci sono tutto l'anno, però d'inverno cadono le foglie e quindi sono visibili. Ed estate no, perché sono nei boschi e sono invisibili nella macchia, diciamo. E poi sembra che ce ne siano tantissimi, perché tutti quanti quando li vedono una foto va sui social. Ci sono i fotografi. In realtà ci sono molti telefonini e molti meno lupi. I poveri lupi che magari hanno un home range di 120-150 km quadrati vengono fotografati 3-4 volte nel giro di una settimana e quindi sembra che ci siano lupi dappertutto. In realtà sono sempre quei 5 poveri disperati che vanno in giro a cercare un rifugio un po' più protetto, insomma. Cosa straordinaria è quello che stanno verificando adesso, anzi ho qua dei boccettini che devo classificare domani pomeriggio. C'è un branco di lupi qua nella nostra zona, c'è stata fatta una raccolta di escrementi, di fatte, per valutarne la dieta e ne abbiamo estratti i residui ossei, li devo classificare domani che sono già iniziato e così. La cosa straordinaria è che si sono messi a trascurare cinghiale e caprioli e mangiano nutrie e conigli selvatici a volontà, soprattutto nutrie. La nutria, insomma, visto che è un po' un problema anche e quella. Quindi finalmente vuoi vedere che è arrivato il predatore utile per contenere degli animali invasivi allottoni come il silvilago, che è il coniglietto selvatico, la mini lepre la chiamano adesso, oppure la nutria. Ecco, il lupo in golena sta facendo questo lavoro, sta eliminando, diciamo, queste prede, o meglio, le sta contenendo, e questa è una cosa molto importante e straordinaria, perché pensate che il lupo italico endemico della nostra penisola sta trascurando le sue prede naturali per mettersi a mangiare un castorino che arriva da Sud America. Cioè, questo ci deve far capire quanto le migrazioni naturali sono straordinarie, ma le fesserie che fa l'uomo sono eccezionali, perché prendere un castorino, portarlo di qui e costringere un predatore ad adattarsi a mangiarselo, ecco. Un futuro paleontologo, diciamo che con questi dati andrebbe piuttosto in confusione, probabilmente. Deve valutare bene che c'è sempre lo zampino umano. Davide, sei stato eccezionale, sono contentissimo, visto che la gente è sempre... Anzi, se qualcuno vuole fare un'ultima domanda, magari una la peschiamo ancora. Volevo farti un'ultima domanda, però, perché mi affascina moltissimo quello che è scritto nel libro. Io poi adesso lo rifacciamo vedere tutto quanto, diamo delle altre informazioni sul libro. Però volevo chiederti questo. Io, da naturalista, insomma, da appassionato di gufi, eccetera, ho una visione sul presente e su un minimo, diciamo, passato, nel senso che al limite vado indietro di 50 anni per fare un confronto di popolazione. Per una persona come te, invece, che è abituata ad avere proiezioni molto lontane, su migliaia di anni, come vedi il futuro, invece? Cioè, il fatto, tu stesso l'hai citato, del riscaldamento globale, perché la visione tua probabilmente potrebbe essere molto utile anche per una proiezione di quello che può accadere, perché tu hai parlato, ad esempio, di cambiamenti climatici, di come sono cambiati gli ambienti, quindi sono cambiati gli animali, siamo passati dall'ippopotamo all'alce, oppure dalla iena, siamo passati a un altro animale del nord Europa. Come la vedi adesso la situazione, con i cambiamenti che sono già in atto, evidenti? Quando dicevi hai una visione un po' più ampia così, questa visione qua l'ho ampliata oltre i limiti del quaternario della pianura padana
andando in Antartide per due missioni, nel 2006 e nel 2007. Io ho avuto la fortuna di partecipare ad un progetto con l'Università di Parma, grazie al mio capo, che è la professoressa Villa, e a Fabio Florido, che è dell'Istituto di Geofisica appunto di Roma. Ho avuto la possibilità di partecipare a questo progetto che è stato chiamato ANDRIL, Antarctic Geological Drilling, e lo scopo era perforare il fondo del mare di Ross per estrarre delle carote di roccia per ricostruire le variazioni climatiche degli ultimi 50 milioni di anni. A che scopo? Costruire un database di informazioni di variazioni climatiche e confrontare quei dati con ciò che sta succedendo oggi. E i risultati sono sorprendenti. Sono sorprendenti perché vediamo che ci sono sempre state delle fluttuazioni, anche cicliche, che sono in relazione alla precessione, alla rotazione terrestre e all'orbita terrestre, in pratica. Si riescono a mettere in correlazione, l'abbiamo fatto pubblicando un articolo su Nature, appunto, che dimostra questa cosa. La roba straordinaria, però, è che quelle informazioni, quelle fluttuazioni, sono correlabili con le tre o quattro fluttuazioni che vediamo anche in pianura padana, alla fine. Quindi le ultime registrate in Antartide si incrociano bene con quelle recenti della pianura padana. Ecco, la cosa straordinaria è che vediamo queste ciclicità naturali, queste fluttuazioni naturali. In nessun caso queste fluttuazioni sono così rapide come quella che sta accadendo oggi. Magari di intensità sì, ma mai di rapidità. Se guardiamo i grafici di incremento della CO2, in particolare sia nelle carote di ANDRIL, per quanto riguarda dei proxy, diciamo, di riferimento che non sono la CO2, ma la CO2 all'interno delle carote di ghiaccio degli ultimi l'ultimo milione di anni, vediamo che c'è una fluttuazione della CO2 e poi c'è un picco straordinario che parte dalla seconda metà dell'Ottocento e arriva fino ad oggi. E che cos'è? Dalla rivoluzione industriale ad oggi. È una chiara evidenza dell'influsso antropico, cioè dall'inizio di una sovraemissione di gas serra che derivano da che cosa? Derivano dalla combustione di idrocarburi, ma anche di legname, di carbone. Pensate a una foresta che impiega secoli a immagazzinare anidride carbonica nel carbonio dei tronchi, quindi nella cellulosa e nel legno in pratica, ok? Noi prendiamo questa foresta che ci ha messo tre secoli a formarsi, tagliamo tutto quanto, la facciamo a pezzi e nel giro di un anno e mezzo dopo averla distribuita l'abbiamo già bruciata tutta. Cioè noi abbiamo immesso in atmosfera una quantità immagazzinata in 300 anni di anidride carbonica nel giro di un anno. Capite che la velocità è più che esponenziale di incremento di CO2 in atmosfera. E quando si dice ma sono sempre successe, non è vero che è l'uomo, non è vero se non ci si informa. Se si informa e si guardano oggettivamente i dati, si vede che è così. C'è un influsso antropico che ha accelerato magari un evento che poteva essere naturale, ma lo ha accelerato in maniera straordinaria. E quando si dice bisogna intervenire per limitare le emissioni, dobbiamo salvare il pianeta. Non è così. Il pianeta si salva da solo, cioè il pianeta muta, evolve, cambia, diventa qualcos'altro, prende un nuovo aspetto. Non è detto che in questo nuovo aspetto la specie umana sia in grado di sopravvivere. Questo è il punto. Quindi noi siamo originati in Africa in determinate condizioni ambientali, ci siamo distribuiti sul pianeta occupando differenti condizioni ambientali. Non è detto che al mutare di queste condizioni la nostra specie riesca ad adattarsi. Magari in parte sì, magari in parte no. Magari intervengono degli agenti esterni indirettamente causati da questi cambiamenti climatici, come dei patogeni, magari come quello che stiamo vedendo che ci sta circolando intorno, che possono essere anche legati molto bene all'inquinamento e al riscaldamento climatico, che vanno a sterminare parte della popolazione, non dico estinguere, ma sterminare una parte. Sembra una cosa catastrofica, ma è quello che ci sta accadendo, eh? Lo stiamo vedendo. Semplicemente noi siamo impegnati ad osservare gli eventi con la scala temporale del nostro orologio o del nostro calendario, ma la climatologia la si fa con i milioni di anni, non con le centinaia o le decine, perché altrimenti si fa meteorologia e non si riesce ad avere un'idea concreta della situazione. Mentre invece se si fa una valutazione su lunga scala, quindi avendo dei database di 50 milioni di anni, allora sì, si può capire che cosa sta succedendo e che cosa potrebbe succedere. È affascinante, perché immaginiamo che
potesse uscire una risposta di questo. Speravo di no, speravo fosse un po' più ottimistica, però giustamente... Sì, tra l'altro i dati di Andriel che abbiamo fornito nel 2006 sono andati nel report dell'International Panel of Climatic Change, che in quell'anno, se non sbaglio, non so se era 2006-2007, alla pari con Al Gore, vinse il premio Nobel, l'IPCC. Vinse il premio Nobel e il report venne costruito in parte anche con i dati forniti da noi con Andri. Guarda, allora sei sommerso di complimenti. Davide, grazie. Dice che sei stato più forte della nostra nazionale, che mi hanno detto. Speriamo di aver vinto almeno. Quindi, vabbè, adesso al di là di tutto, abbiamo avuto tantissime persone che ci hanno seguito. Io credo che sia stata una bellissima serata. Siamo andati ben oltre i tempi, ma ho visto che comunque, insomma, guarda, diretta spettacolare, insomma, tantissimi complimenti. Però l'ultima domanda te la fa Lopez, che forse ci ha anche già salutato, perché lo salutava, e chiedeva comunque, penso che sia stata la prima domanda che, dopo che ho chiesto l'ultima domanda, chiedeva qual è il ritrovamento archeologico che tu ritieni più interessante sul Po'. Io non mi occupo di archeologia. Ne so veramente pochissimo, mi limito un pochino. Presumo che si riferisse, insomma, ai ritrovamenti che, diciamo, tra quelli che hai fatto tu, insomma, comunque del museo. Sì, qual è il ritrovamento? Tra quelli che ho fatto io, dicevo appunto, io ho un po' di conoscenze per quanto riguarda l'archeologia preistorica, per cui mi è capitato di trovare dei bellissimi manufatti in selce del periodo paleolitico superiore. E mi auguro in futuro che emergano dei fossili umani di Homo sapiens arcaico, appunto, che si colleghino a questi ritrovamenti del Paleolitico superiore. Mi riferisco in particolare all'uomo di Cro-Magnon, che c'era certamente nel nostro territorio, o qualcosa di simile comunque. Ecco, il ritrovamento più importante si tratta di alcuni manufatti che sono esposti oggi nella vetrina insieme al Neanderthal, e sono delle lame di selce che in pianura non si trova, e che quindi dimostrano non solo che c'era l'uomo preistorico nel Paleolitico qui, ma che erano già in atto delle vie commerciali per andarsi a procacciare il materiale da poter utilizzare nella sopravvivenza anche nella bassa pianura. Quindi è materiale, questa selce, che viene o dall'Appennino, dalla zona di Monte Lama, Bardi, dove c'è del diaspro rosso molto bello e si trova abbondante nel Po, raramente scheggiato, ma a volte sì. E poi si trovano queste lame invece di selce, che è materiale che proviene dai Monti Lessini, provincia di Verona, e in cui la somiglianza è lampante. Si capisce benissimo che sono andati a prenderselo là per farsi un pugnale o la punta di giavellotto, e l'hanno portata in pianura per utilizzarla per cacciare che cosa? Bisonti, mammut, per prendere anche dei pesci di grandi dimensioni, probabilmente, perché ci sono degli arpioni. E quindi sì, questi qua sono i manufatti che prediligo. Poi, probabilmente, sentendo gli archeologi e osservando ciò che è stato trovato negli scavi cittadini vicino al fiume, a Cremona, a Mantova o così via, probabilmente ci sono delle cose ben più importanti, diciamo, dal punto di vista storico e archeologico. Però, insomma, io ho le conoscenze limitate alla paleontologia, quindi per quanto riguarda quello che ho trovato io, questi qua sono quelli che mi hanno esaltato di più, diciamo. Okay. Infatti Lopez ci ringrazia, quindi grazie mille. Ma qual è il ritrovamento che ti aspetti di trovare, diciamo l'animale che ti aspetti di trovare e non l'hai ancora trovato? 26 specie, un bel record zoologico, sono tante, secondo me sono quasi tutte. Certamente, vedendo gli altri siti d'Europa, non abbiamo ancora trovato il ghiottone, e c'era. C'era probabilmente in pianura, quello lì manca all'appello, ma dovrebbe esserci, e sono certo che prima o poi si ritroverà. Però quello che auspico in futuro è non tanto una specie nuova, quanto nuovi fossili che facciano luce sulla preistoria dell'uomo, quindi altri resti di Neanderthal piuttosto che di Cro-Magnon o di Sapiens arcaico. Questo qua è il focus ideale della mia ricerca, mi piacerebbe molto questo. Allora, ricordiamo, ti ringrazio tantissimo. Intanto io faccio anche rientrare Lella, se è d'accordo, che io la vedo, adesso la facciamo entrare a sorpresa, eccola qua. Ciao Lella. Allora, c'hai il microfono spento però. Ciao. Okay. Siamo andati oltre, ma insomma quasi il doppio, però credo che, insomma, Davide è stato generosissimo e ho visto un sacco di complimenti, per cui sono andato avanti. Voglio ricordare il libro I fossili delle alluvioni, che è un libro nuovo che ha fatto Davide Persico, che potete, eccolo qua, comunque si vede bene in copertina,
lo potete acquistare in diverse librerie della provincia di Cremona, Parma, eccetera. Potete anche chiederlo direttamente a lui, per cui se andate a cercare sulla sua mail, anzi se vogliamo dare la mail, se vuoi. Sì, la mia email è persico.davide@gmail.com oppure davide.persico@unipr.it, che è l'Università di Parma. Se no, se mi cercate sul profilo Facebook mi trovate facilmente, insomma. Ok, così magari se qualcuno è interessato, magari lo potete richiedere, magari lo avete anche con l'autografo, comunque con la dedica, una dedica personalizzata. È un libro bellissimo, io l'ho letto, non tutto, ma quasi tutto, è veramente affascinante, credo che sia stata una serata eccezionale, io credo, ti faccio veramente un applauso personale e non l'ho mai fatto per nessun altro ospite, spero che gli altri non si offendano, grazie. Ma... è un argomento che mi affascina tantissimo, per cui sono molto contento di averti, diciamo, dato questo spazio e intervistato. Ti ringrazio tantissimo e aspetta un attimo, adesso chiudiamo la diretta e poi quando chiudo ti faccio un saluto post diretta, perché alcuni poi scappano subito. Leila, se volevi aggiungere qualcosa? No, aggiungo che è passata in un attimo questa serata, è stato interessantissimo. E quindi mi auguro, in tanti hanno chiesto dove si trova il Museo di San Daniele Possi, magari Davide puoi ricordare gli orari, perché l'hai detto e alcuni dopo l'hanno richiesto. È aperto, è aperto il mattino dalle 8 alle 13, dal martedì fino al venerdì e poi la domenica pomeriggio dalle 14 alle 19. Sempre meglio prenotare e poi serve il Green Pass. Certo, quindi basta che si collegano comunque sul sito del comune di San Daniele e poi trovano... Sì, ecco. Sul comune c'è l'indicazione del numero, possono chiamare o segreteria del comune, è indicato, oppure c'è anche il numero del curatore, che è il dottor Simone Ravara, direttore curatore. Sì, Simone. Simone Ravara, chiamando lui direttamente, fissando gli appuntamenti. Bene, ecco. Grazie. Fantastico. Mille. Grazie davvero Davide, e voglio ricordare, settimana prossima parleremo di favole ecologiche, quella poi successiva avremo Giuseppe Festa e così via, quindi andate a vedere il sito del Premio Letterario oppure il sito del Parco dell'Oglio Sud, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale YouTube, mettete un like perché è importante per l'indicizzazione del video, e a questo punto io saluto tutti, ringrazio per averci ascoltato e vi auguro una buonanotte. E ringrazio ovviamente tantissimo Davide Persico e anche Leila che ci hanno fatto compagnia. Grazie mille, quindi un buonanotte. Saluto. Grazie a voi. Buonanotte. Arrivederci.